Ciao a tutti e bentornati al corso di informatica di base che affrontiamo in pillole. Oggi invece di Word passiamo ad Excel e andremo a vedere la concatenazione di testi. Se non l'avete già fatto, vi ricordo che è possibile iscrivervi al nostro canale. Dovete semplicemente cliccare sul bottone iscriviti e la campanellina per rimanere aggiornato su tutti i nostri video. Allora, eccoci su Excel. In questa scheda, come vedete, abbiamo delle parole chiave. Ho preso come esempio una campagna SEO, esattamente quella che potrei fare per il mio sito e che in realtà ho fatto in passato. E ci sono delle attività che io vado a svolgere, ad esempio web design, SEO, webmaster, sviluppo web, programmatore web, pubblicità su Google, su Facebook, ok? Sono tutti i servizi che io vado ad offrire al mio pubblico. Ovviamente però chi ha un'infarinatura di web marketing e di marketing in generale sa che quando vogliamo vendere bisogna fare delle ricerche locali. Ed ecco che queste parole chiave non vanno bene così come sono, ma devo localizzarle sul territorio. Quindi dove vado a offrire i miei servizi? Abbiamo anche un foglio qui, località. Quindi le località, qui li ho messi in una riga invece che in una colonna, vedremo dopo il perché. Abbiamo Sardegna, Arbus, Santa Teresa Gallura, Cagliari, Olbia ed Oristano, che sono alcune delle località dove io ho già qualche cliente, dove un po' miro a vendere i miei servizi. Allora, spostiamoci sul foglio risultati, dove metteremo i risultati della concatenazione fra i valori del primo foglio parole chiave e del secondo località. Quindi, come andiamo a fare? Innanzitutto, ricordiamoci che per fare le operazioni su Excel dobbiamo iniziare a scrivere all'interno della cella qui un uguale. Mettendo uguale, noi possiamo fare delle operazioni. Operazioni matematiche o, come interessa a noi in questo caso, operazioni di concatenazione. Cosa dobbiamo concatenare? Dobbiamo andare a prendere le parole chiave sulla località. Quindi metteremo in ogni colonna una località e allora qui scriviamo tra apici, perché stiamo inserendo un testo. Parole chiave per spazio. Chiudiamo gli apici. La concatenazione si fa con l'operatore e commerciale. E andiamo su località e selezioniamo la prima, Sardegna. Premiamo invio. Vedete, ci ha concatenato il testo. Ora, trascinando da questo quadratino, quando ci appare il più, noi gli facciamo in automatico fare tutte le righe di intestazione della nostra tabella. Quindi ora io qui voglio di nuovo la parola chiave del primo foglio, quindi rimetto di nuovo uguale, vado a selezionare la parola chiave e devo concatenare innanzitutto uno spazio, altrimenti verrà appiccicata la località, a cui ancora concateniamo la località e invio. Quindi perché noi abbiamo messo in riga le località e in colonna le parole chiave? Andiamo a vedere, trasciniamo così la colonna, vedete, mi prende tutte le parole chiave. Non mi ha preso la località ora, perché quando io faccio questo lavoro, come ho fatto nella prima riga, vedete che mi aumenta di uno sia la cella della parola chiave che quella della località, che però era su una riga, ok? Non era in colonna e nel caso sarebbe cambiata. Quindi io qui vado a correggerle una per una. Quindi B2 diventa B1, così come B3. E tutti gli altri, vedete, sta apparendo il tutto corretto. Quindi uno per uno, questi me li sistemo e ho tutto l'elenco di parole chiave sui territori. Analogamente a come abbiamo fatto per la colonna scorrendo le parole chiave, noi vogliamo scorrere le località copiandole all'interno della nostra riga. Portiamo il mouse su questo quadratino nell'angolo in basso a destra, quando diventa un più nero andiamo a trascinare su tutta la riga. Ora, come prima abbiamo perso la località, per lo stesso motivo qui perdiamo la parola chiave. Prima abbiamo dovuto riportare in alto, qui dobbiamo riportare a sinistra invece la parola chiave. Quindi B2 diventa A2, C2 diventa A2. Attenzione al completamento automatico con le funzioni che ci può causare qualche difficoltà se non stiamo attenti. E come vedete, io sto andando a completare il mio elenco con le problematiche che appunto vi ho detto che possono occorrere, ma prestandoci un secondo di attenzione riusciamo ad evitarle. E come vedete, ho completato anche la prima riga.
Ora non starò a farvi vedere tutte le parole per tutte le località, abbiamo qui il risultato già pronto e vedete se io clicco trovo in ognuno la formula dove vado a concatenare le parole chiave del primo foglio con le località del secondo, ottenendo un elenco di tutte le parole chiave su cui io voglio lavorare, che voglio controllare per vedere e monitorare la mia campagna SEO. Quindi questo può essere uno strumento molto utile, Excel, usato sia da qualcuno che fa marketing o sviluppo così, ma allo stesso modo per creare degli elenchi che a volte hanno delle parti ripetitive, può essere una funzionalità molto utile per chiunque. Se il video vi è piaciuto, ricordatevi di mettere mi piace. Ci sono altre pillole sia di Word che ne arriveranno anche di Excel in questi giorni qui su questo canale e speriamo che vi siano utili. Mi raccomando, condividete. Se qualcuno ha bisogno di qualche consiglio su Microsoft Office, e più avanti vedremo anche qualcosa di più gustoso. Buona serata a tutti.